Le malattie rare sono una realtà per noi molto importante, rappresenta la maggior parte del nostro impegno professionale. Sono moltissime, sono diverse tra loro, ma hanno una caratteristica comune, creano dei bisogni che sono trasversali a tutte le persone che incontriamo. La famiglia ha bisogno di costruirsi una nuova dimensione, è una nuova storia, ahimè, perché le malattie rare sono croniche e durano tutta la vita. Quindi lo sportello cos'è? È un luogo dove si porta la prima, diciamo, notizia, la novità clamorosa, tragica, a volte per fortuna gestibile. Qualcuno in famiglia ha una malattia rara, che facciamo? Chi ci aiuta? Cosa ci si prospetta? Che servizi ci sono? Come posso immaginare la mia vita di tutti i giorni? E si inizia spesso in questa stanza. Le figure dello sportello sono due principalmente, lo psicologo clinico, esperto dell'impatto delle malattie croniche nella famiglia, sia in età pediatrica che adulta, e l'assistente sociale, esperto di quello che oggi lo Stato italiano dà, e dà tanto, alle famiglie che hanno questo tipo di problema. Dà tanto, dico io, ma spesso non si sa bene come ottenerlo, per questo l'assistente sociale è fondamentale. Poi abbiamo una segretaria che coordina appuntamenti, riscontri, contatti col territorio. Quindi lo sportello è una struttura, una risorsa che alleggerisce il medico specialista, aiuta fattivamente la coppia a partenza dall'ospedale, ma poi nella sua vita di tutti i giorni. Infatti lo sportello è anche, diciamo, interessato alla parte riabilitativa sul territorio, alla parte scolastica, all'inserimento al lavoro, collabora con la clinica del lavoro nell'ambulatorio dove si stabilisce cosa si può ancora fare pur essendo malati, collabora con la genetica, cosa si può fare in vista di una gravidanza, quando c'è un rischio, quando una malattia può tornare fuori, collabora con il reparto di pediatria, neonatologia, perché è inserito all'interno della struttura, ma solo in un certo senso per prendere ciò che serve da portare fuori. Lo sportello si mantiene con risorse che sono esterne all'ospedale, o dico, si è mantenuto finora per 6 anni di attività piena, che ha visto coinvolgere circa 2.000 famiglie in termini di pazienti o nuclei familiari, e si mantiene con fondi derivati da bandi specifici cui accedeva, dico accedeva perché in effetti in questo momento non abbiamo questa opportunità, il Forum della Solidarietà, una onlus di solidarietà sociale che ha potuto, grazie, diciamo, alla bontà dei suoi progetti, diciamo sinceramente, di cui noi siamo ovviamente referenti scientifici, grazie anche alla possibilità di bandi ricorrenti del Comune di Milano, per esempio la 285, oppure della Regione Lombardia, l'assessorato alla famiglia e alle politiche sociali, ottenere i fondi necessari affinché i professionisti a sportello potessero operare. Perché ho messo le parole al passato? Perché adesso non abbiamo più la sicurezza di una sopravvivenza. È vero che gli studi pilota, le attività pilota dovrebbero a un certo punto essere prese in carico dalle strutture che ne riconoscono la bontà. In questo senso lo sportello è ben conosciuto dai nostri direttori, direttore generale e direttore sanitario, che sanno perfettamente come operiamo e hanno già espresso più volte, in maniera più che concreta, anche con iniziative dirette verso le istituzioni, la loro volontà di mantenere lo sportello. Però lo sportello è una delle tante necessità che l'ospedale ha e oggi sappiamo che abbiamo a volte proprio diciamo così, la necessità di trovare un motivo forte, una priorità che magari non è così visibile. Non è un locale questo dove si salva la vita di una persona, dove si fa un intervento chirurgico incredibilmente difficile, non è una stanza dove si svolgono ricerche di base promettenti per trovare nuovi fattori genetici, questa è una stanza dove soprattutto si crea una relazione, dove si ascolta, dove si cerca di impostare un programma di sostegno e aiuto. Quindi forse non è così di impatto, però l'ospedale, il nostro ospedale, che segue migliaia di pazienti nei diversi anni su centinaia di malattie rare, sa benissimo che questa struttura ha fatto una differenza e le coorti numeriche dei pazienti lo indicano. Quindi personalmente io non posso che augurarmi che la nostra direzione trovi una strada per questo,
che le associazioni che collaborano con noi e che noi coordiniamo sono circa 60, che rappresentano malattie rare di diverso tipo, siano sempre compatte nel sostenere il nostro lavoro e quindi ci aiutino anche loro con le loro istanze a ottenere attenzione. Ovviamente non dispero di bandi diciamo regionali e comunali che devono andare in linea col miglioramento delle strutture sanitarie. E sono fiduciosa perché abbiamo un'attività dimostrata, abbiamo diciamo la presenza in convegni, abbiamo una nostra capacità organizzativa della giornata mondiale malattie rare che per anni è stata ospitata qua in fondazione con molto riscontro, veniamo richiesti come consulenze e anche come suggerimenti da altri enti. Per cui cosa posso dire di più? Lo sportello per me è una realtà diciamo irrinunciabile, è qualcosa che ha cambiato la nostra attività di medici, ha sicuramente cambiato nel senso di facilitato famiglie con problemi grandissimi che non possiamo risolvere ma che dobbiamo in qualche modo attenuare e è molto ben collocato qui in fondazione e qui dovrebbe restare secondo il mio parere.